Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo qui con il sesto video dedicato alla serie di Blood Rain Betrayal nel capitolo 11, la fortezza di Keegan. Chissà se lo incontreremo in questo capitolo. E ovviamente con incontreremo intendevo morte a Papino, chissà se avremo uno scontro con lui. Per ora a quanto pare però dovremmo solo uccidere pacchi e pacchi di gente, di mostri e vampiri presenti in questo castello. Che voglio dire, una cosa che possiamo fare tranquillamente, è anche abbastanza divertente da fare, quindi lo faccio volentieri. Non mi colpi... mi ha colpito, se devo perforare tutto. Ecco qua. Al volo! Schivo tutto! Non ho fatto in tempo a sparare, dannazione! Quella lì ne lancerà un'altra, sti maledetta lei, eh! Quando ci sono tutti sti nemici mi viene molto difficile vedere cosa sta per spararmi addosso dalla distanza, ma molto! Robe travalline fastidiosissime... Intera sezione di robe traballine fastidiosissime, vedi? Fatta. Lo sapevo che non ce l'avrei fatta. Fa niente, ce ne faremo una ragione. Aia. Posso stare giù? No. Dannazione. Odio queste cose. Perché a volte escono in ritardo, quindi ti colpiscono. E se ti colpiscono una volta vuol dire che ti colpiscono due, perché ti alzi e ti arriva l'altro colpo in faccia. Non puoi farci niente. Sono fastidiose queste creature. Uissa. Ehi. Ehi. Ok. Oh, un teschio. Ok. Velocissima. Velocissima pure qui. Oh no. Attenzione. Qua bisogna stare molto attenti perché se cadiamo nell'acido non è danno, è morte. Il problema è questo. Io vado. Oh no, siamo molto in bilico. Ok. Altra roba, dannazione. C'era bisogno. Ah! Stare attenta alle combo che faccio, perché sì, ma non posso schivare, scusa, gioco. Maledizione a te. Dove sono finita io? Niente. Devo saltare su. Me la bevo la signorina, me la bevo, che buona, è saporita, vedi, fatto. Cannone di morte, dov'è? Morici. Maledetta sezione. Ok. Ah, un teschio. Riuscirà la nostra impavida eroina a prendere il teschio senza morire? Lo scoprirete molto presto. Sì, ce l'abbiamo fatta, siamo fichissimi, vero Rain? Brava lei. Voglio più energia, voglio più munizioni. Vabbè, prima abbiamo preso le munizioni, prenderei l'energia. Penso che andrò avanti uno e uno, perché sinceramente non sento la necessità di avere più cose, né di vita né di munizioni in realtà. Anche la vita mi sento abbastanza a posto. Cioè alla fine muoio se sbaglio il platforming, quindi mi sento piuttosto a posto con la vita. No! Madol Karma, sei una brutta bestia. Però cosa ho appena detto? Tanto non muoio mai. Morta. Sì, fatta. Però non potevo farci tanto. È apparso un razzetto dal muro, perché mi sa che potevo sapere che sarebbe apparso da fuori mappa. Maledetto lui. Potevano dare un segnale però per il razzetto, porca miseria. Cioè un segnale uditivo magari, qualcosa che ti avvisa che sta arrivando effettivamente un razzetto. Cioè obiettivamente me lo sono trovato in faccia, porca miseria, come potevo evitarlo. Eccolo, arriva proprio da fuori schermo, appare dal nulla potenzialmente. Mi rimetto la pistola, va là, non mi fido. Per battere sti cosi, l'unica cosa saggia per battere quegli aggeggi lì è continuare a fare degli scatti avanti e indietro. Così li mandi un po' in palla e non ti colpiscono. Ok. No, che palle le rane, quanto le detesto. Via, Dolores. No, no, le rane no, che palle. Uccidi le rane. Ok. Eccolo. Al volo, al volo. Taglione incredibile. Chi se ne frega di questi cosi, tanto danno solo punti per il punteggio finale. Che succede? Corvetto.
Amico, sono contenta di vederti qui. Dammi una mano. Amico, l'hai visto una volta, porca miseria. Mi dispiace, Rain. Una volta l'abbiamo visto. Speravo che non finisse in questo modo. In che modo? Scusate. Statemi un po' lontano. Ma... niente. Ben fatto, Corvo. Eccoti del mangime. Abominio. Come del mangime? Non è questo che volevo? È un'altra marca. Avete sbagliato marca, dannazione. Quello non sono buoni. Ok, Rain. Avvicinati piano e non ti faremo del male. Non troppo. Perché tutto questo baccano? Vieni a catturarmi. Uomini, cambiamento di piano. Il vostro obiettivo è il signore dei vampiri. Ah, sarà uno spasso. Perfetto. Grazie, papì. Ah, non l'hai fatto effettivamente per me. Ok. Temo di dover stare lontano da queste cose, sapete? Non so perché ho questo brutto presentimento. No! Però mi fa piacere vedere che prendono danno pure loro da quella roba. Ma io stavo bevendomi uno, però. Maleducati. Vieni via da lì. Vedo questo di nuovo. Ecco qua. Vieni via. Ok. Via da qua. Ma dai, ero sotto, scusami. Vieni via da qui. Ma porca miseria, è molto confuso in aria sta situazione. Poi mi bevo tutto di sola. Stare attenta a tutto quello che faccio potenzialmente. Niente di qua. Ah ok, no niente. Speravo di poterci passare in mezzo, probabilmente devo passare sopra. Ok. Salta, salta, non posso, salta. Quanta roba, ok, come non lo so ma sono viva. Qua. Ok. Ok, ok, ok. Roba morta, è arrivata roba morta. Mi devo levare da qui, non ho fatto in tempo. Mamma mia che confusione. Ci mangerò qualcuno adesso, va là, mangio questo. Vediamo se sopravvivo, non sopravvivo, perfetto. Mi mangio un picchio. Che cos'è sta roba? Picchia, picchia. Non lo so, ma picchio. Aiuto. E niente. Ma sto colpendo anche Kiga. Ok, quello è morto. Cosa fa? Oh no, Balletel. Aspetta. Perché potenzialmente colpirlo qua in alto sarà un problema. Però se stesse... un po' più giusto, maledetto. Un po' di danno lo prende. Non tantissimo. Adesso poi sarà il problema che... ecco, quando inizia a muoversi sta roba. No! Ma non mi fa tantissimo danno. Però il problema è che sono multipli colpi. Cioè, ti colpisce più roba. Va bene. Stai giù, maledetto, però. Attenzione. Ok. Va bene. Ma dai. No. Piglialo, piglialo, Rain. Vabbè, ma scusa, mi devi lasciare un pezzettino dove stare, però. Ecco, guarda. Non posso stare da nessuna parte. Questa situazione, però... cioè, non riesci a colpirlo perché vola sto maledetto. Il problema è questo. E adesso dove vado? Ok. Alleluia! Preso! Sbagliato, avrei dovuto schivare. Come poteva? Ha fatto così a tradimento, l'ha fatto. Chiudetela in gamba. No, forse è così. Ma l'ho ucciso quel coso, scusami. Ah, ce ne sono di più di uno. Vabbè. Che boss fight piuttosto complessa. Perché quando faceva quell'attacco con le pallette, praticamente non c'era posto dove stare. Venivi colpito per forza. Non c'era modo di schivarla quella cosa. E lui continuando a volare era fastidioso anche da colpire in realtà. Era complesso più che fastidioso. Siamo tornati indietro. Ok. Ma siamo in gabbia. Ma corvo maledetto. Rain, ti ho trovato. Oh, avvicinati un po' di più. Voglio darti un abbraccio.
ti prometto che non ti farò male. Ascoltami. Sono stato un idiota, credevo di essere un eroe, impegnato a dare la caccia a tutti i vampiri. Per questo ti ho fatto cadere in trappola. Ti strapperò in due. Tuttavia, ora capisco che non sei un mostro. Dopo quello che ti ho appena detto, va bene. E perché non ti avvicini un po' di più? Oh, che bello che si stiracchia. Ciò che sto per fare non può essere annullato, ma ti consentirà di fuggire. Wow, stiamo diventando Super Saiyan? Fatta? Ora hai il mio potere. Perdonami, Rain. Trasformati in corvo? Wow, un corvo nero con le ali rosse, guarda che bello che è. Ok. Posso... non posso, volevo morderlo, ma non posso, che palle. Vabbè, niente. Ho sbagliato. Subito, pronti via. Vado, vado. Wow. Ah, ok. Cioè, oddio, un po' se lo merita, perché mi ha tirato in trappola. Però un po' mi dispiace pure. Se lo meritava, ma non così tanto, dai. Ah! Non è stata una grandissima idea, sapete? Che cacchio. Un teschio! Benissimo. Chissà se ce n'erano anche sopra a sto punto. Vabbè, non tornerò indietro fino in fondo. Madonna, cosa, quanta roba perderò in sta sezione? Preparatevi. Succederà. Finiranno mai? Ok. C'è un altro. Aspetta. Ok. L'ho preso, sì. Qua. E come dovrei combattere, scusa? Ah, ok. Prendono danno potenzialmente dal mio colpetto. No. Ok. Dove devo andare però? Qua. Ok. Cannonate incredibili. Facendo inseguire da una palla di cannone. L'ho vista, dannazione. È stato molto pericoloso. Ok. Mi sono rasata tutte le piume. Mi hanno tolto loro dalla forma di corvo, non l'ho fatto io. Devo tornare corvo. Ma perché levarmi dalla forma se poi devo tornare corvo? Oh no. Ma col cannoni da parte, ma stiamo scherzando? Non si possono rompere, tipo? No. Però posso rompere le palle di cannone se ho il tempismo giusto. Cerchiamo di curarci, va là, perché la vedo brutta qui. Con tutte ste palle di cannone io non le vedo arrivare. Mi dispiace, c'è troppa roba a schermo, purtroppo. Perfetto, pure due di sti robi. Fantastico. E lanciano pure raggi gamma. Fantastico, sul pavimento. Perché il primo che ho sconfitto era tipo inutile, non faceva niente di tutto questo? Pure le cariche, guardali, guardali. Cioè, quello che ho sconfitto prima era la versione cacchetta, potenzialmente. E morici. Maledetto minotauro corazzato. Ne no, ci ho provato a fare la schivata in mezzo a tutti e due, ma non è stato così semplice. Va bene. Ma è impossibile sta cosa, è impossibile, ragazzi, è impossibile sta cosa. Adesso mi colpirà sto robo nella schiena, 100%. Perfetto. No, voglio bermi questo, grazie. Posso evitare sta palla? Niente. Perfetto, però questo è l'ultimo, finalmente. Dovremmo essere al sicuro. Mio Dio, sta sezione è difficilissima, perché c'è un sacco di roba che ti arriva addosso. E i cannoni che ti sparano a tradimento, non dimentichiamoli. Dei cannoni che sparano a caso ci stavano ad un bene, che guarda. Ok, dovrebbe sparare di lato, in teoria. Ok.
pure le bombe. Qua stiamo scherzando, qui siamo tutti pazzi, qui potenzialmente siamo tutti rincomuniti. Pure. Almeno abbiamo preso un salvataggio, guarda. Possono smettere di arrivare dai chilometri, per favore, gli attacchi? Grazie, io non lo uccido, quello che se ne frega. Probabilmente potrei farla anche da umana sta parte, ma io non la faccio, me ne frego proprio. Cacchio. Non so quanto sia la buona idea, sapete? Ma credo non lo sia affatto. Meno male che posso trasformare in mezz'aria, guarda. Meno male, vi ignoro tutti, vi ignoro. Venite qua, maledette creature immonde! Ok. Che fastidio quei cosetti! No dai, ma che palle! Ma non possono però fare delle sezioni così tanto miste, porca miseria! Non saltare, lei! Stare dietro a questo coso che tanto di guadagnato, e cerchiamo anche di sparare a questi aggeggi che non li voglio in mezzo alle balle. Ok, non sono difficili sti cosi, è che te li mandano con altri 80 milioni e mezzo di minion, che così tu non riesci a vedere un tubo. Me ne mangio uno, va là. È anche incredibile però come certe volte tu stai facendo qualcosa, tipo ti bevi uno, ti finisce l'invulnerabilità, però stai ancora facendo l'animazione e il nemico ti attacca. Sembra che ci sia qualcuno che stia lì a aspettare il momento giusto per fargli fare l'attacco. Non sembrano neanche controllati da un'IA, sembra che ci sia una persona fisica. È incredibile il tempismo con cui rompono i maroni sti minion. Porcaccia loro. Cioè, stare attenti che non caschino anche. Arrivano i razzetti, guarda che belli. Sti maledetti qui, guardali. Dal nulla arrivano, bisogna stare in mezzo. Non possiamo stare a lato. Ti prego non farti colpire, ok. No dai, no dai, ok. Cosa servirà sta roba? Non lo so, è niente. Servirà che mo muoio per andare a prendere quel teschio. Preparatevi. Ok. Ok. Ma porca! Devo bermi la signorina, fermi tutti. Temo di dover correre fortissimo di sotto. Oh no. Signorina, venga qua! Ok. Uff. Fatto. Grazie signorina. Oh no. Gentilissima. Arrivederci. Ok. Aspetta che ci siamo, aspetta che ci siamo. Scusi, lei è un po' in mezzo alle scatole, deve anche morirci. Porca miseria, mi è arrivata una bomba, da dove? Che palle che ti arriva la roba da fuori mappa, mio Dio, quella è la cosa più fastidiosa, ve lo dico sempre in ogni gioco. Abbiamo finito, meno male, guarda. Che capitolo orribile, ti arrivava tutto da fuori schermo. Nei videogiochi, soprattutto quelli a scorrimento, quando ti attaccano da non si sa dove, è orribile come cosa. È proprio qualcosa che non concepisco. Cioè, ci sono i muri, fai fermare la roba contro i muri, non me la fai arrivare in mezzo ai muri. Che miseria, oh. Il video di oggi termina qui e questo è il primo capitolo che effettivamente mi ha fatto storcere il naso, perché era tutto basato sul fatto che i colpi ti arrivavano da attraverso pianeti, galassie, universi, cioè passavano attraverso di tutto e ti venivano a colpire anche dopo parecchio tempo, cioè partiva una palla di cannone e ti veniva a colpire dopo 4-5 sezioni di muro, ci passava attraverso e ti arrivava da fuori schermo e ti colpiva. Mi sembra un pelino esagerato, secondo me. Va bene fare le cose difficili, ma questo
no. E soprattutto mi sembra molto sbagliato in un gioco come questo, che basa il punteggio finale dei vari capitoli sulla velocità di completamento, il danno che subisci, la bravura che hai, ogni sbavatura ti fa perdere punti, ti arrivano attacchi da non si sa dove, non si sa quando, non si sa perché. Mi sembra molto sbagliato. Forse sono io che la vedo male, non lo so. Questa è la prima volta che, giocando a questo titolo, mi sono un po' innervosita, perché ho trovato scorretto, diciamo così, quello che accadeva. Non tanto difficile, non è come l'innervosimento che si ha quando si gioca ad un titolo difficile, ma lo si ha quando si gioca ad un titolo che non è corretto, che ti fa sentire, diciamo, in svantaggio in modo artificiale, come in questo caso. Comunque, io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.